Sabato 4 maggio 2013 sono stato al Festival della TV e dei nuovi media di Dogliani. Sono andato a seguire una conferenza, la prima conferenza che ho seguito si chiamava Talk, Primarie Hangout, le elezioni politiche come laboratorio di comunicazione, con Marco Bardazzi, Marco da Milano, Gad Lerner, Vittorio Meloni, Sara Varetto, Andrea Vianello, con la conduzione di Massimo Bernardini, quello di Tipo Talk, per capirci. Dunque io sono arrivato lì pensando che, visto anche il titolo, Talk Primary Hangout, si parlasse appunto di Hangout, come qualcuno, quelli che mi seguono sanno che faccio Hangout per diverse realtà, faccio anche una trasmissione con una questione politica, per cui mi sembrava credevo di trovare pane per i miei denti. Invece, come al solito, quando si parla di televisione siamo rimasti sempre sul, cioè, gli uomini di televisione parlano di televisione, tutto molto autoreferenziale, per cui è stata, diciamo, una mezza delusione, non tanto per i partecipanti, che erano tutte, diciamo, teste di serie, pensiamo a Gad Lerner, a Sara Varetto, che è direttrice di Sky TG24, a Vianello, che è direttore di Rai 3, Bernardini, che è il presentatore, il capo, l'ideatore di Team Talk. Però alla fine gli unici a parlare di nuovi media sono stati poi, come dire, Marco Bardazzi, che ha parlato appunto ha accennato, poi perché non è che gli abbiano dato molta parola, gli hangout con gli hangout che hanno fatto con la stampa e i politici durante prima delle elezioni, e Marco da Milano, che ovviamente parlava di Twitter, di follower, e anche per, diciamo, quello che sta facendo un po' nella trasmissione Gazebo. Appunto, l'unico media che è stato citato, hangout pochissimo, l'unico media che è stato citato quasi dappertutto è Twitter. Twitter come social network forse elitario, perché Twitter tu scrivi una cosa, puoi lasciarla lì, puoi commentare, puoi fare discussioni, diverso da Facebook, e Facebook magari lo si usa un pochino più per baccagliare, diciamo, per cui ci sono i tweet dappertutto. Secondo me si è persa una buona occasione anche per magari spiegare a queste persone che cosa sono gli hangout, per esempio spiegare a Gad Lerner, posso dire che Gad Lerner che provo un hangout, inventa i forum, potrebbe essere una buona idea. Dopo c'è stato Pippo Baudo, ma non è che l'ho seguito tantissimo, diciamo che non ero lì per, cioè, grande rispetto per Pippo Baudo, l'avrei voluto anche magari come Presidente della Repubblica, visto che durante le elezioni del Presidente della Repubblica tutti erano preoccupati di chi va a parlare con Obama. Allora pensate che figo Pippo Baudo che va a parlare con Obama, lo prevede Barack Obama, sarebbe stata una cosa figa. Comunque l'ho seguito così, en passant. C'era anche Del Noce pettinato, che non lo si vede spesso pettinato. E dopo sono andato a seguire, questo molto interessante, Quale destino per la TV, con Carlo Freccero, Aldo Grasso e Ferruccio De Bortoli. Carlo Freccero, direttore di Rai 4, Aldo Grasso, critico televisivo del Corriere, e Ferruccio De Bortoli, il direttore del Corriere della Sera. Grande Freccero, grande versione illuminata, cioè ci voleva prima Freccero. Lui sosteneva che la TV non è morta, anzi sta benissimo, la TV è diluita, ovviamente, e la TV fa parte, la comunicazione fa parte di tutto un insieme di canali che devono parlare tra di loro, tutto un flusso di informazione. È stato anche provocatorio, mi è piaciuto molto, molto. Aldo Grasso lo conosciamo, chi legge il Corriere sa, ha una visione più letteraria della TV. Comunque si è parlato molto, grazie anche soprattutto a Freccero, di nuovi media, qui veramente si è parlato. Dopo c'è stato i giornali nell'era di internet, Ezio Mauro,
si è parlato solamente di carta stampata e ha difeso il suo lavoro, non ho niente da dire su questo. E poi Roberto Saviano, grande, grandissimo, scritto su Facebook, è stato un pugno nello stomaco necessario, nel senso che sono andato via da lì dopo le cose che ci ha raccontato Roberto. veramente massima stima, e bisogna mettere in pratica quello che ci ha insegnato lui, ci ha detto, e vedere intorno a noi dov'è il male. Veramente ha lasciato, la cosa incredibile è che dopo aver parlato per un'ora e passa di camorra, andrangheta, insomma criminalità in Italia, ha lasciato con una speranza, diciamo, citando Danilo Dolci, e vi lascio andare a cercare chi non lo conoscesse chi è Danilo Dolci.